Ha ricevuto così tanti scatoloni colmi di viveri e prodotti per l'igiene che ha potuto aiutare anche altre realtà presenti sul territorio, l'Associazione Sant'Agata, che nella giornata del 23 marzo ha incontrato alcuni studenti del Plesso Verga dell'Istituto Comprensivo Caponnetto di Caltanissetta, guidato dal dirigente Maurizio Lo Monaco. I ragazzi e le ragazze, infatti, della scuola, coordinati da alcuni docenti, sono stati impegnati in una raccolta di solidarietà svolta tra le iniziative realizzate per sostenere la popolazione ucraina. Siamo ben felici perché la nostra è una porta sempre aperta, così come lo è stata per coloro che sono sbarcati nel Mediterraneo fino a qualche tempo fa, poi abbiamo dovuto vivere assieme la pandemia e ora stiamo vivendo quest'altra grave necessità, ma mi piace pensare e lasciare questo messaggio che abbiamo fatto nostro, dato da una bambina dei nostri. I bambini ci insegnano che cosa è la provvidenza e che cosa è la solidarietà. E una bambina la scorsa settimana ci ha detto questa frase che io voglio lasciare in questa intervista perché è veramente un insegnamento. Mi ha detto così: maestra, io non sono una maestra, però lei mi ha detto: maestra, da soli possiamo andare più veloci, però è insieme che andremo più lontano. Ed è questo quello che lascio proprio come testimonianza di quello che abbiamo vissuto ancora una volta grazie a questi ragazzi che si sono prodigati. Siamo riusciti infatti ad avere per noi in associazione e abbiamo condiviso con altre realtà nissene con cui collaboriamo, perché è proprio insieme che riusciremo ad andare più lontano. Purtroppo noi viviamo questa emergenza anche con famiglie pakistane, con famiglie che non possono accedere a quelli che sono i contributi statali o il reddito d'emergenza o il reddito di cittadinanza e allora abbiamo condiviso con altri quello che avevamo per le famiglie che assistevamo, cioè quello che c'è, diciamo sempre, basta per tutti. L'associazione da anni quotidianamente sostiene le mamme e bambini che si trovano in difficoltà e adesso darà il proprio contributo anche per aiutare le famiglie che si sono mostrate disponibili ad accogliere. Prima di dare la loro disponibilità, perché magari avevano una stanza in più in casa o un appartamento in disuso, hanno chiamato noi chiedendo se noi potevamo dare un supporto alimentare e di indumenti e noi abbiamo detto che noi ci siamo comunque. Ed è per questo che loro hanno potuto dare la loro disponibilità. Loro danno la casa e noi daremo loro un supporto materiale.